La ricerca di Rotaliana sul rapporto tra luce e comunicazione ha puntato all'integrazione tra la luce e altri oggetti elettronici ed informatici che riempiono la nostra quotidianità. Le lampade multifunzionali, che integrano la luce ad altre prestazioni, sono apparecchi da utilizzare in modo nuovo per fare luce e svolgere altre funzioni. Ci siamo resi conto che mancavano ad esempio degli spazi di luce, dei microspazi da dedicare a tutti questi piccoli oggetti, no, che sono entrati nella nostra vita. Multipot è una lampada multipresa a forma di vaso. Il vaso raccoglie gli alimentatori e i cavi in eccesso. Il coperchio integra una multipla a 5 uscite ed è un vassoio portaoggetti luminoso e quindi visibile al buio. Multibook è un libro che illumina, ricarica e risveglia. È una lampada a LED e un orologio sveglia. All'interno vi sono una multipresa a 3 uscite e uno spazio per contenere alimentatori e cavi. Multipot e Multibook rappresentavano già una nuova generazione di oggetti luminosi che associavano la luce ad altre performance. Il raccoglicavi, il vuotatasche, la luce di un microcontesto abitativo. EOL e Diva sono addirittura gli oggetti polisensoriali. Nel caso di EOL, la luce cromatica è associata alla diffusione di un profumo. Diva è una lampada a LED integrata a un sistema audio in un unico apparecchio. Leggero, compatto e maneggevole. Le lampade prodotte da Rotaliana sono il frutto di un'impresa illuminata che non identifica il design con la produzione del lusso rivolta a piccole elite di consumatori, ma con prodotti eccezionali proposti a un pubblico ampio e internazionale. Gli spazi dedicati al lavoro e alla lettura, sia in casa che in ufficio, sono microambienti di luce che richiedono soluzioni appropriate, poiché ospitano diverse attività come scrivere, leggere, sentire la musica o usare il computer. Diva, disegnata da Dante Donegani e Giovanni Lauda, è una lampada a LED che integra un sistema audio ad alta fedeltà progettato specificamente per i dispositivi iPod e iPhone di Apple. Il risultato, geniale e sorprendente, è un nuovo oggetto, elegante e misterioso, che associa più funzioni in un unico apparecchio, leggero, compatto e maneggevole. Più che una lampada, una diva, che libera lo spazio attorno a sé e domina la scena. Rivestita in alluminio anodizzato e serigrafato, è uno strumento musicale che si apre per rivelare le sue molteplici funzioni. Quando è chiusa, Diva può essere utilizzata come radio FM o come altoparlante esterno, collegato al computer o ad altri riproduttori musicali. Il suono è pieno e avvolgente, grazie a 4 altoparlanti ad alta fedeltà. Particolarmente sensibili alle alte frequenze, garantiscono un'elevata brillantezza del suono e al tempo stesso una piena risposta ai toni più bassi. Attraverso un software dedicato che gestisce l'ottimizzazione del sistema di equalizzazione e compressione del suono, Diva riproduce un suono ricco, avvolgente e molto nitido. Estraendo il dock retrattile alloggiato nella base, si possono inserire iPod e iPhone utilizzando il supporto universale Apple con connettore standard. Azionando un pulsante, si libera il braccio della lampada, che si può posizionare all'altezza desiderata, per la lettura o per illuminare il piano di lavoro. La sorgente LED da 4,5 watt è ad alta efficienza e produce una luce calda e intensa a bassissimi consumi. Il frontalino del dock nasconde uno schermo digitale che riporta l'ora, le informazioni relative alla modalità operativa e la frequenza radio. Tutte le funzioni possono essere governate sia attraverso i comandi inseriti nella base ottagonale che utilizzando il telecomando ad infrarossi, interfacciato anche con iPod e radio. Sul corpo della lampada sono disposti un ingresso audio per riprodurre la musica proveniente da altre sorgenti, quali lettori MP3, lettori CD portatili, computer o altri dispositivi audio.
un ingresso USB per riprodurre file MP3 presenti su memory card, oltre che per ricaricare i dispositivi elettronici compatibili con l'ingresso USB. DIVA rappresenta l'ennesimo importante passo nella direzione tracciata da Rotaliana di produrre nuovi oggetti, luminosi ma non solo, che sommano il meglio della ricerca, della tecnologia, dei materiali. Oggetti senza tempo che non esistevano prima e per questo destinati a diventare nuovi archetipi del nostro quotidiano.